Buongiorno a tutti. Oggi che cosa prepariamo di buono? Prepariamo una brioche per fare colazione la mattina. Io vado matta per il pan brioche, cornetti, pain au chocolat, tutte queste cose belle caloriche che però in bocca la mattina danno proprio quel sapore di avvolgente, quel sapore avvolgente che io adoro proprio appena mattina. E adesso vi do una ricetta che faccio da sempre e che a me piace tantissimo. L'ho anche fatta assaggiare a un sacco di gente, di amici, e hanno apprezzato molto. Allora, mi lego i capelli e vi mostrerò gli ingredienti e la preparazione. Allora, eccoci qui. Gli ingredienti sono le due farine, 125 g di farina Manitoba e 125 g di farina zero. Poi il burro, 200 g di burro, 3 uova e mezzo. Prendete l'uovo, lo sbattete e ne prendete metà. 25 g di zucchero semolato. 7 grammi di lievito di birra fresco e 4 grammi di sale. Il mio cane ci deve sempre salutare. Ora vi faccio vedere il procedimento. Allora, io faccio con la planetaria, ma si può fare tranquillamente anche a mano. Allora, versiamo prima la farina. Poi il lievito sbriciolato, in questa maniera. Togliamo questo. E poi lo zucchero. Ok. Adesso cominciamo a far lavorare un pochino la planetaria, velocità media, dai. In questo modo. E ora, un po' alla volta, aggiungiamo le uova, non tutte insieme. Allora, mezzo più uno. Facciamo incorporare un po'. Possiamo anche aumentare la velocità. Magari aiutiamolo con una spatolina. Con la Marisa. Adesso un po' alla volta aggiungiamo l'altro uovo, non tutte insieme, mi raccomando, eh. Facciamo incorporare un pochino. Allora, vi dico, io in realtà adesso sto facendo metà dose perché ne voglio fare uno solo. Quindi magari la planetaria fa un po' di fatica ad impastare, no? Perché è poca roba. Quindi si poteva fare tranquillamente a mano. Però ho voluto mostrarvelo con la planetaria perché magari non tutti hanno tempo di farlo a mano. Qui l'altro uovo, manca l'ultimo uovo, ecco qui. Facciamo lavorare ancora un po'. Aspettiamo un attimo che l'impasto prenda corda. Allora, lo faccio lavorare un pochino, ci vediamo fra un attimo.
Eccoci. Allora, adesso per ultimo dobbiamo aggiungere il sale. Questo vale per qualsiasi tipo di brioche venga fatta. Il sale e il burro vengono aggiunti sempre alla fine. Poi il burro, un tocchetto alla volta, a temperatura ambiente possibilmente. E anche qui ci vorrà un po' di tempo, eh? Io continuo a inserire il burro, ci vediamo tra un attimo. Guardate, vi mostro un attimo l'impasto. Guardate che bello che è venuto. Ora sta finendo di prendersi bene il burro. Allora, guardate, questa deve essere la consistenza, deve essere molto morbido, molto. Adesso lo metto in frigorifero per almeno un paio d'ore. Poi ci vediamo fra un paio d'ore. Allora, rieccoci. Adesso dobbiamo lavorare un pochino a mano la brioche. Come vedete, è rimasta sempre abbastanza morbida. Ora aggiungiamo un bel po' di farina e la lavoriamo. Vedete, è molto molto morbida, bisogna avere un po' di pazienza. Noi adesso ci mettiamo un po' di farina così, ma ovviamente considerate che non deve essere piena piena di farina, perché altrimenti poi non rimane più morbida, si indurisce. Invece, se noi la riempiamo di farina, poi ovviamente sentiamo solo la farina nel prodotto. Aiutiamola un altro po'. Allora, la lavoro un altro pochino e poi ci vediamo fra un po'. Allora, ho diviso l'impasto in tre pezzi. Adesso lo sto lavorando in mano perché è molto molto delicato. Ne mettiamo uno al centro, più o meno sono dello stesso peso, eh? Poi l'altro. Diamo sempre una lavorata molto molto veloce. Qui lo mettiamo sull'altro lato e poi l'ultimo. Ecco qui. Ok, allora adesso ci mettiamo sopra la pellicola e poi lo facciamo lievitare per 3 ore, 2 ore e mezzo, 3 ore a temperatura ambiente. A dopo! Ed eccoci qua,
alla fine del percorso. Ora, come potete vedere, è triplicato. Ho messo l'uovo e il latte. Ora lo passiamo per bene, delicatamente, e poi lo mettiamo in forno a 200 gradi per 6-7 minuti e poi a 180 fino a cottura ultimata. Ci vediamo dopo. Ed eccoci arrivati alla fine della preparazione. Il pan brioche è pronto. Come potete vedere è stupendo. Ecco qui. Adesso devo togliere la carta da sotto perché deve stare sulla griglia. Aspettate, eh? Ecco qui. Deve stare sulla griglia. Aia, è caldissimo. Deve stare sulla griglia perché così passa l'aria e dentro non rimane l'umidità. Guardate, è stupendo, stupendo. Eccoci qua. Ok, alla prossima. Ciao ciao!